primo di giugno, wow! Sono 3 mesi che aspettiamo questa data. Nel frattempo abbiamo fatto tante cose, abbiamo pensato, abbiamo capito che una pandemia così per noi, immaginatevi, tutti i ristoranti del mondo chiusi. Oggi siamo qua, primo giugno riapriamo. Riapriamo Piccolo Lago, riapriamo Piano 35, siamo carichi, tutti i miei ragazzi sono pronti. Chiaro, è cambiato e la cucina dovrà riflettere, dovrà pensare in modo anche alternativo rispetto a quello che eravamo, senza comunque dimenticarci l'identità che eravamo e che siamo. Quindi noi apriremo i nostri spazi in un modo diverso. Qui siamo in giardino. L'anno scorso si facevano i matrimoni, gli eventi, i banchetti, le feste. Ecco, tutto questo non può tornare. E quindi abbiamo girato questo spazio in un format diverso. Un po' quello che era quello da bambino, quando venivo giù con i miei genitori. Io ero qui in costume da bagno, c'era il Lido, il bar aperto, facevo windsurf. Ecco, un po' tornare indietro. Io penso che il futuro della ristorazione dovrà anche ragionare andando un po' a ritroso e pensare chi eravamo, l'identità italiana, quella vera, quella fatta da piccoli produttori locali, quella fatta dall'accoglienza che solo noi italiani sappiamo fare. E poi presto torneranno anche gli stranieri, i tedeschi, i francesi, le frontiere si apriranno. Ecco, però dobbiamo essere pronti, dobbiamo lanciare dei messaggi positivi, i locali sono sicuri, tutti i locali della ristorazione italiana devono essere assolutamente sicuri, seguiamo quelle 3 norme fondamentali, è fondamentale questo, perché il pubblico viene quando diamo delle certezze. Ecco, noi le certezze le diamo con questo spazio aperto, un giardino bellissimo, il lago davanti, una delle acque più pulite d'Europa, la barchetta gourmet che girerà. Io mi immagino che tra qualche ora qui ci saranno le famiglie, i bambini, e si mangerà con i piedi per terra all'aria aperta. Ecco, questi sono i messaggi positivi che vogliamo fare. Abbiamo studiato dei menu etici, sostenibili, e prezzi diversi dallo stellato ovviamente, e poi la sera dal mercoledì alla domenica, solo la sera, ecco la nostra identità, la mia identità, e cioè il ristorante 2 stelle Michelin. Lo facciamo lassù, in quel bellissimo ristorante, tutto a vetri, tutto aperto, e diciamo che non abbiamo nemmeno dovuto cambiare tanto. Noi eravamo già abbastanza settati, con i tavoli distanziati, sapete, i ristoranti stellati hanno già certi parametri. Staremo semplicemente più attenti. Avremo una mascherina, ma dietro una mascherina ci sarà sempre un sorriso.